ho detto wow. Ho buttato tutto per l'aria, ho detto è il miracolo. Ciao ragazzi e ciao ragazzi e benvenuti nella mia stanza cosmeticosa. Vi ho già fatto il video room tour di questa stanza. Se non l'avete visto vi lascio il link cliccabile qua, da qualche parte insomma in pressione, come al solito nei box informazioni, andatelo a vedere. Vi ho fatto scoprire tutti gli angolini di questa stanza magnifica e bellissima. Vi avevo promesso che vi avrei fatto tante ricettine nuove cosmeticose in questa stanza, tutta fatata, una stanza magica. E infatti ho pensato subito di farvi una ricetta che è veramente utile in questo periodo dell'anno, appunto per prepararci all'estate, perché ormai ci dobbiamo scoprire ragazze, quindi ci dobbiamo preparare e io sono qua per voi, per aiutarvi. Farò tante ricettine nuove appunto per il vostro corpo, ma non solo, anche per il viso. Questa ricetta che vi faccio vedere oggi è multifunzione, come piace a me, è un rimedio naturale che è ottimo sia per il corpo che per il viso. In pratica cosa è successo? Io, dato che sono sempre molto curiosa, avevo visto un prodotto molto molto pubblicizzato da tante ragazze che, vabbè, lasciamo stare dietro, magari ci possono stare interessi, marchettate varie, però comunque questo prodotto veramente era molto molto pubblicizzato. Ho detto ma fammi andare a vedere questo prodotto che contiene uno scrub miracoloso che promette che deve rassodare la pelle, rendere la pelle liscia, morbida, nutrita e luminosa, aumentare addirittura il flusso sanguigno e il metabolismo, eliminare le cellule morte, contrastare la cellulite e combattere le smagliature, quindi cellulite, smagliature, contrastare l'acne, quindi punti neri, imperfezioni e le cicatrici. Quindi veramente ho detto wow. Ho buttato tutto per l'aria, ho detto è il miracolo. Questo, smagliature, cellulite, brufoli, punti neri, cicatrici, e proviamola sta meraviglia ragazze. Quindi sono andata a vedere gli ingredienti e ho detto ma questo è tutto, ma noi lo possiamo fare così in 4 e 4, 8. E quindi ho detto alle ragazze sicuramente piacerà, perché ovviamente questi sono problemucci in estetismi che tutte hanno, tutte le donne hanno. Quindi iniziamo subito ragazze, è veramente super super semplice, però è ottimo, perché veramente io lo faccio già da tanto tempo, e perché veramente non ci volevano loro per inventare questo prodotto, una cosa che lo faccio da anni ed è veramente ottimo ragazzi, quindi provatelo. Una cosa ragazze, ci vuole il caffè. Il caffè è l'ingrediente diciamo principale di questa ricetta, che ha proprietà appunto scrubbanti e non solo, anche illuminanti. Ed è vero, il caffè è molto molto utile per combattere la cellulite e anche per combattere l'acne e i brufoli. Veramente ottimo il caffè, quindi per questo questo scrub veramente funziona. Quindi vado a mettere una ciotolina, guardate che carina, e vado a mettere qua dentro con il cucchiaino gelatino 5 cucchiai di caffè, cucchiaini. Poi ci vado a mettere anche lo zucchero di canna, inizio quindi a mescolare il tutto. Profumatissimi, adoro il profumo del caffè. A questo punto ragazzi ci aggiungo l'olio extravergine di oliva. Ovviamente ragazzi, se voi non avete l'olio extravergine di oliva, anche se mi sembra strano perché è l'olio predominante che si dovrebbe utilizzare in cucina, perché è quello più sano e ottimo quindi nelle ricette di cucina, quindi sicuramente ce l'avete, potete utilizzare comunque qualsiasi olio vegetale che voi avete in casa, qualsiasi va bene. E vi ricordo di guardare anche sul mio blog www.caritadolce.com, dove vi scriverò il post correlato a questa ricetta con tutte le sostituzioni, le informazioni, i modi di utilizzo del prodotto, perché come sapete in un video non riesco a dire tutto, se non dovrebbe venire un video di 30 minuti, quindi andate là e troverete tutte le risposte alle vostre domande. Quindi ragazze, verso l'olio qui dentro. Io vi consiglio di non esagerare troppo con l'olio, quindi di mantenere una consistenza abbastanza densa e corposa, di modo che quando andate a massaggiare sul corpo non scivola subito via, ma si crea questa pappetta che si fa massaggiare a lungo anche sul viso. Se invece mettete troppo olio, troppo liquido, alla fine tende ad essere scivoloso e quindi non riuscite a massaggiarlo a lungo. Quindi mantenete una consistenza proprio così, bella densa e corposa. Ecco, questa è la consistenza che deve avere, vedete? Molto molto denso, a me piace farlo così. Ecco qua, trovo che sia più efficace. A questo punto ragazzi, ci andiamo ad aggiungere l'olio essenziale.
di arancio dolce e in questo modo diventa un profumo veramente tipo una torta, buonissimo, perché il caffè unito all'arancio dolce diventa fantastico. Ovviamente però vi scriverò sul blog tutti gli oli essenziali adatti a questo tipo di prodotto, quindi andate a guardare, però vi dico già che anche se non mettete l'olio essenziale, comunque il prodotto funziona lo stesso, serve anche per un'azione maggiore, ma anche e soprattutto per profumarlo, per renderlo quindi più gradevole, ma già così è buonissimo. Quindi ci metto qualche goccia di olio essenziale di arancio. Che profumino, ragazze, ottimo! Ok, abbiamo già finito, ragazze, veramente dobbiamo soltanto metterlo in un contenitore ed è pronto. Ecco qua, quindi vado a versare nel nostro contenitore. Io vi consiglio un contenitore tipo così, che è trasparente, quindi è più figo, e poi di questi qua tipo a barattolo, così si conserva più a lungo qua dentro. Però ciò non toglie che potete lasciarlo anche nella ciotolina, se lo coprite bene dura veramente a lungo questo prodotto, quindi ne potete preparare anche di più. Ecco qua, ragazzi, il nostro scrub quindi è pronto ed è veramente un prodotto che vi straconsiglio, sia se avete queste problematiche appunto che vi ho detto prima, ma anche semplicemente se volete un prodotto che vi toglie un poco tutte le ruvidità dal viso e dal corpo, le imperfezioni, quindi tutti i vari brufolettini anche sotto pelle, quindi anche per preparare la pelle al sole, tipo si può fare questo qua prima dell'estate, e poi funziona tanto anche contro la cellulite, le smagliature, il brufolo, è ottimo. Quindi voi applicatelo sia sul viso che sul corpo, se volete che sia più efficace applicatelo sulla pelle asciutta, se invece avete la pelle più delicata e volete renderlo insomma un po' più leggero, potete applicarlo sulla pelle bagnata. Comunque vi scriverò tutto sul blog, lo massaggiate a lungo e lo lasciate anche agire qualche minuto, di modo che proprio penetra bene nella pelle, vi lascerà la pelle veramente liscia, tonica e profumata, è ottimo, quindi ve lo straconsiglio. Se avete la pelle delicata lo potete fare una volta a settimana, soprattutto sul viso non vi consiglio di esagerare, invece sul corpo potete farlo anche 2-3 volte a settimana, è veramente ottimo. Poi fatemi sapere se lo provate, come vi trovate. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, se vi piacciono le mie ricettine di cosmesi naturale, mettete un bel pollice in su e vi mando un bacio grande, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!